In questo evento oggi incontriamo anche Flavia Cerconi, consigliere municipale per Fratelli d'Italia, testimonianza anche del fatto che insomma questa battaglia è abbastanza trasversale. Sicuramente è trasversale, perché quando si tratta di poter salvare veramente delle vite è essenziale esserci e soprattutto dire no al gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo oggi colpisce tutti indifferentemente, tutte le fasce d'età e tutte le fasce di reddito. Io sinceramente in questi eventi non trovo una parte piuttosto che l'altra, siamo tutti uniti, è giusto che sia così, perché è il bene dei cittadini, è il bene di tutti quanti. Siamo qui a premiare sicuramente, ovviamente, chi è riuscito a dire no, e vogliamo festeggiare tutti insieme insomma questa giornata, che è la giornata in cui noi senza bandiere riusciamo veramente a fare fronte comune contro ciò che rende diciamo l'uomo schiavo, in questo caso il gioco d'azzardo. Quindi siamo molto contenti e partecipiamo veramente con entusiasmo. Quindi diciamo, chiedo se si prevede anche una diciamo qualche presa di posizione in consiglio municipale che possa essere trasversale, non so, una mozione o qualcosa del genere. Per quanto riguarda una mozione, qualche atto in consiglio già è pronto, ne avevamo già preparato uno qualche tempo fa, ne abbiamo parlato ovviamente nelle commissioni municipali. So che è una battaglia, ora al di là di insomma Fratelli d'Italia l'ha portata avanti anche con Guidoniano Slot nelle varie diciamo, province e città del Lazio, è una battaglia che sentiamo nostra, quindi al di là di chi la propone e di chi sarà insomma il proponente di qualsiasi atto, noi saremo sicuramente a favore. Grazie a Flavia Cerconi. Grazie a voi.